edizioni Cappuccetto Rosso, primo sogno di Gabriel Pacheco. Con questo libro Gabriel Pacheco ci regala un'interpretazione della storia tradizionale di Cappuccetto Rosso, fatta anche alla luce della lettura del poemetto della poetessa messicana Sor Juana Inés de la Cruz, una poetessa, una religiosa del 600 che appunto aveva scritto questo poemetto dedicato al sogno. E infatti le tavole di Gabriel illustrano la storia di Cappuccetto Rosso nelle sue fasi, diciamo così, tradizionali, ma lasciano anche aperto alla fantasia e all'interpretazione del lettore alcune immagini. Qua per esempio vediamo Cappuccetto Rosso che è mandata dalla mamma, come sappiamo, incontra il lupo nel bosco, il lupo che, volendo, potrebbe essere anche interpretato come la nostra parte, diciamo così, istintiva, perché, come dicevo, proprio Gabriel ci suggerisce di interpretare le tavole a seconda della nostra età, a seconda del nostro vissuto. Quindi qui per esempio il lupo è arrivato, vediamo che la nonna è scomparsa, quindi arriva anche Cappuccetto Rosso alla casetta e trova che la nonna non c'è più. Quindi, come dicevo, alcune delle tavole sono facilmente ascrivibili alla storia, altre, come per esempio questa splendida dove vediamo che i colori dal grigio e rosa virano all'azzurro, è più una fase forse onirica. Non sappiamo se Cappuccetto Rosso sta sognando quando ancora poteva chiacchierare con la nonna. E, come dicevo, i colori sono quelli splendidi di Gabriel. Qua ritorniamo un po' alla storia tradizionale e le fasi, insomma, si alternano dando grande e ampio respiro alla fantasia e all'interpretazione del lettore. Quindi per Logos Edizioni, Cappuccetto Rosso, primo sogno, Gabriel Pacheco.